Oggi è il 2 giugno, la festa italiana, la festa della libertà, la festa della scelta. Nel giorno della festa della Repubblica, durante la grande parata militare in tutto il paese, che celebra oggi il 2 giugno di 70 anni fa, in cui si fondò la Repubblica Italiana, si ricorda nella medesima situazione un'altra grande realtà di quell'epoca, che avvenne per la prima volta in maniera efficace e universale nel nostro paese, che usciva da una guerra terribile. Ebbene, 70 anni fa si tenne il primo voto a suffragio universale, si scelse la decisione più importante del nostro Stato. Monarchia o Repubblica. Il capo dello Stato questa mattina sul Corriere della Sera ha voluto ricordare quel passaggio in maniera profonda. Le parole di Sergio Mattarella dicono: il 2 giugno è la festa della libertà di scelta e per questo è la festa che riunisce tutti gli italiani. È stata l'introduzione dell'autentico suffragio universale a far compiere all'Italia il vero salto di qualità, trasformandola in un paese in cui tutti i cittadini si sono uniti in egual misura a determinare con il loro voto le scelte fondamentali della vita nazionale. Una libertà che spesso viene sbandierata come retorica o attaccata come assolutamente mancante. Mi sono accorto nei miei giri nel paese che l'Italia è davvero molto migliore di come noi stessi la dipingiamo. Vi sono grandi risorse umane. E stamattina, come in tutta Italia e anche in Sicilia, ha riposto solenne cerimonia alla Villa Pantano, celebrazione tradizionale dove il sindaco Enzo Caraiano ha posto una corona di alloro in memoria dei caduti alla presenza di autorità civili e militari. Le sue parole ai nostri microfoni sono molto più pacate, ricche di ottimismo locale che non vanno prese sotto gamba. 2 giugno, la festa della Repubblica, si ricorda la fine di un brutto periodo e l'inizio di un periodo fiorente. Sì, detto bene, riposto proprio accomunato in questo forte spirito di unione nei confronti della patria, oggi non solo festeggia la Repubblica, festeggia il 70° anniversario della fondazione di questa Repubblica, che ci ha dato la possibilità di esprimerci con la massima democrazia e la partecipazione in quello che è l'ente Stato. E questa è una cosa che, un guadagno che ci ha dato il nostro padre, soprattutto il rispetto anche di una Costituente che ci è stata invitata da moltissimi territori, moltissimi paesi d'Oltralpe, e oggi noi la dovremmo applicare, anche se ci sono delle fondamenta, delle basi che molte volte vengono misconosciute. Dice che la Repubblica è fondata sull'oro, un diritto che dobbiamo soprattutto affermare, confermare e ricercare per i nostri giovani. Anche in questo, oggi il mio discorso parlerà di questo e parlerà proprio di questa bellissima giornata in cui la Repubblica Italiana ha affermato il proprio diritto di democrazia e libertà. Con un colpo d'occhio, negli anni passati la festa della Repubblica in una Villa Pantano che sembrava vogliosa e bisognosa di cure e attenzioni. Quest'anno invece una Villa Pantano che mostra sì i segni del tempo, ma cura e attenzione ne sono state approfondite tante. Sì, questo è lo specchio di quello che è stato e che è la mia amministrazione, quello di curare i parchi, le aree verde, curare soprattutto quelli che sono i punti storici della nostra città. E la Villa Pantano, sì, trascurata, un po' vetusta, ma presenta sempre il suo splendore, la sua bellezza, purché venga sempre attenzionata. E oggi più che mai, siccome è il centro di raccolta di questa festa, di questa bellissima celebrazione, deve essere più che splendente.